Grande falò acceso in piazza Vittorio Emanuele dal comitato Leva 1986, ha chiuso a Nuoro i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio Abate, un appuntamento molto sentito che nel corso di queste settimane ha fatto ritrovare i nuoresi davanti al fuoco di Sant'Antonio per trascorrere qualche ora all'insegna dell'allegria. Quello promosso dal comitato Leva 1986 è stato l'ultimo tra i fuochi che hanno partecipato al concorso su fuoco di Sant'Antonio Brusbellu, indetto dall'amministrazione comunale. Una manifestazione giunta all'undicesima edizione, cui hanno preso parte 7 concorrenti, la parrocchia di Santa Maria della Neve, il comitato di San Domenico Savio, il vicinato della Solitudine, i genitori della scuola materna delle Grazie, il comitato di quartiere di Monte Gurtei e il comitato di Sant'Isidoro. Tutti sono impegnati al massimo per accogliere i tanti ospiti che hanno voluto partecipare alle feste comunitarie organizzate nell'occasione. Un copione collaudato che ha visto la preparazione della tradizionale favellardu e la distribuzione di dolci, buon vino, il tutto accompagnato da musica e balli. Un programma semplice ma che suscita sempre un grande interesse. Fuori concorso, ma rispondendo a una tradizione ormai consolidata, anche l'ISRE, l'Istituto Superiore Etnografico, non è voluto mancare all'appuntamento del fuoco di Sant'Antonio. Un grande falò è stato allestito nei pressi del rinnovato Museo del Costume, che custodisce e tramanda la storia del popolo sardo. Il fuoco di Sant'Antonio entra di diritto nei primi posti della classifica delle manifestazioni religiose più sentite, in grado di accomunare tutta la Sardegna, con poche distinzioni sulle modalità nei festeggiamenti, ma che unisce tutta l'isola in un unico sentimento di devozione per il santo del fuoco.